House e stamattina gli incontri con i direttori e board editoriali del Financial Times e quelle cose. E poi adesso torniamo a Roma. Per quanto riguarda la parte appunto più politica, direi che nell'incontro con Philip Hammond abbiamo da una parte confermato il comune impegno in queste ore, in questi giorni, per cercare di arrivare a un approdo positivo del negoziato in corso in Libia e la comune disponibilità dei due paesi, assieme ad altri, di collaborare nell'ipotesi in cui il negoziato andasse in porto e producesse la creazione di un governo di unità nazionale, di lavorare insieme per le diverse richieste che questo governo potrebbe avanzare per stabilizzare il paese dal punto di vista economico, della sicurezza, eccetera. E l'Italia e il Regno Unito sono su questa medesima lunghezza d'onda, appoggio al negoziato e disponibilità per dare una mano dopo. Direi che abbiamo condiviso anche un atteggiamento di prudenza e di necessità di ricerca di una soluzione politica alla crisi siriana, a prescindere da singole scelte che possono essere fatte o meno da singoli paesi, ma c'è la comune consapevolezza che solo una via di uscita di una transizione politica può avviare la soluzione a quella che oggi è una delle cause principali di tragedie e di flussi migratori, sui quali